Buonasera, bentornati. Non siamo mai andati via, di fatto. Come va? Buon pomeriggio, ciao Ref, Unissimo, Turn, X-Rain, Lake Oduria. Oggi Lake Oduria. Forse. Non lo so, parliamone insieme. Mozart, ciao Fastone, un po' stunnato da questi annunci, come tutti. Ragazzi, ci hanno fottuto questo giorno, ci hanno veramente fregato. Siamo felici, Pardo. Ora fra poco vi dico il mio punto di vista. Ciao Blacuns, ciao Salamandrog, ciao Santo, buonasera a tutti, buonasera Manel Pav, Boma, Rambu, Venu, Bestivi, Richel Puma, Barbon, Grande Barbon, Babi, The Wolfhound, il Morlaccone, Kimbruz, 21, come ci questa? Op, 37, quindi Op ce n'è diversa. Io oggi, senza saperlo, peraltro avevo sotto la maglia di Nashville. Mondiale giocato con le Mega. Vabbè, ora non stiamo a stiracchiare tutto. Ragazzi, io... non è mia intenzione, lo sapete, allungare il brodo. Però ero lì che mi prendevo il mio teino con i wafer, no? E pensavo. Pensavo. Sicché voglio rivedermelo un po'. Grazie Allison per il secondo. Grazie mille veramente di cuore. È partito il treno. Human Beacon 47. Grazie ragazzi. Però voglio parlare un po' con voi di tante cose, perché onestamente non mi aspettavo tante robe che poi oggi si sono concretizzate. Veramente. Poi voglio anche un po' capire il sentiment vostro, perché... aspettate, carico il file che mi ha chiesto il buon Axorus. Ciao Gergio.
Marbottolo, ciao Pardo, io ho riflettuto un po', e onesto, se dovessi esserci un altro anno competitivo su Scarlatto sarei super contento. E questa è un'altra argomentazione che va messa all'ordine del giorno, ma andiamo con ordine. Ciao dottore, Giorgio ci dice si gode. Vabbè dai, raga, andiamo subito a sviscerare l'elefante nella stanza. A pelle. Siete contenti o no? Tipo Sharpido dice sempre più deludente. È una sua legittima opinione. È una sua legittima opinione. Cyber dice Cypher, perdonami, secondo me è andata meglio del previsto, perché un remake della seconda anche no. Ma anche un remake della quinta fatta alla moda di Diamante e Perla anche no. Allora, secondo me ci eravamo un po' focalizzati sul vedere il remake di Unima come un remake di BDS, come fatto alla BDSP. Poteva anche essere un remake in realtà diverso, vi dico la verità. Io sono contento, partirei subito da questa cosa. Insomma, me l'avete già sentita dire nell'altra live, ma ve la ridico stravolentieri. Grazie, grazie Richel Puma per il terzo, grazie Pox, grazie ragazzi. Oh, pompiamolo sto treno, perché peraltro si prova a chiudere febbraio più vicino ai 2000 possibili, e avremo un fine settimana veramente di fuoco, ragazzi, con una roba venerdì fighissima e poi sabato e domenica lo streaming di Utrecht. Ma secondo me la prima nota positiva di oggi, e questa io mi sento da fratello maggiore di potervi dire che è una cosa positiva, al di là del normale percepito di ognuno, finalmente ci hanno stupiti, perché questo è un dato di fatto. Io sfido qualcuno di voi a dirmi no, io mi aspettavo Leggende AZ. Eravamo tutti sicuri, io in primis, ma perché avevamo cavalcato ovviamente i leak, che arrivasse un remake di Unima e se Leggende fosse Leggende di seconda generazione. Quindi questa è una cosa, vi dico ragazzi, veramente positiva. Dottore regala 4 abbonamenti, grazie mille dottore, grazie mille. Grazie mille al Doc, grazie mille a tutti coloro che anche oggi ho visto hanno regalato abbonamenti durante la live, ma essendoci anche gli altri ragazzi, gli altri ospiti, che peraltro voglio ancora una volta ringraziare per il tempo che mi hanno dedicato per poter essere in live con noi, non è scontato. Non potevo chiaramente straringraziarvi tutti, ma insomma grazie, ho visto ovviamente, e quindi vi ringrazio. Quindi ragazzi, oggi avete vissuto una giornata da altri tempi, come si suol dire, perché avete vissuto un presence, un annuncio, come lo vivevo io, quelli della nostra generazione, quando era oggettivamente più bello, cioè senza che fosse veramente deturpato, lasciatemi dire, da tutti questi leak, che io per il lavoro che faccio sono il primo ai quali chiaramente provo ad attingere, però da appassionato ci rovinano un po'. E questa è già la prima bella cosa, ossia ci hanno stupiti. E non è una cosa scontata. Vi invito, grazie Drockner, a non confondere quel sentiment che voi avvertite di stupore, di stun, appunto, come diceva Fausto, una cosa negativa. Vi aspettavate A, è arrivato Z. Non prendetela male, prendetela bene, rifletteteci. È buono, è ottimo. Finalmente il brand torna a stupirci. Poi vedremo come sarà Leggende. Però intanto io questa, davvero da appassionato, sono contento. Beh, oggi Coda, non auguriamo ovviamente il male a Q, per l'amor del cielo, però diciamo che da oggi si segna un prima e un dopo per quanto riguarda i leaker, perché insomma da oggi i leaker sono morenti.
stupirci positivamente perché negativamente lo hanno già fatto. Pav, abbiamo capito, questo lo sappiamo bene, dai, non dobbiamo sempre mettere sul tavolo la retorica del comunque però fanno cagare, eh? Ricordiamocelo, oggi bene, però fino ad oggi male, eh? Calma. Raga, un abbonamento si fa a livello 3. Su, su, su! Poi, nello specifico, vanno a colmare, si direbbe, un vuoto narrativo quale Z, no? X, Y, avevano avuti, finalmente avremo anche questa possibilità qua. Come la risolvono la cosa del VGC? Perché è un movimento sempre più in crescita. Ora ne andiamo a parlare, perché anche di questo ne abbiamo ovviamente la... ne abbiamo un'idea. Però ora, prima di andare a parlare del competitivo, perché poi comunque voglio rivedere il trailer con voi, voglio fare determinati ferme immagini, voglio analizzare un attimino la mappa di Luminopoli, perché ho belle visto delle cose su Twitter mentre intruppavo quei wafer che mi hanno decisamente incuriosito. Grazie Fede Mitra, grazie del sesto. Secondo te esce nel 2025 perché Nintendo Switch 2 uscirà nel 2025? Riguardo le Mega, cosa ne pensi? Ora ci arriviamo, assolutamente. Ci arriviamo. E mentre io sotto vi ho messo le musichine di XY perché sono un bastardo. Grazie Bresaolone che regala due abbonamenti. Grazie mille, il treno è morto, ma sti cazzi. Sti cazzi del treno. Ci abbiamo leggende. Allora, io sulle Mega sono... non so che posizione prendere, perché sarei per anche una possibilità, sebbene flebile, io penso ci sia comunque la possibilità che si giochi anche su leggende. Magari una stagione ad interim che ci porti ai nuovi giochi o la nuova generazione. Però questo dipende unicamente, secondo me, Mega e Terra insieme non penso Jomek. Sarebbe un'interazione molto particolare che al momento ti direi, secondo me, un po' più puttanodromo. Quindi, vediamo. Leggende Arceus non aveva né gli strumenti assegnabili né le abilità. Le introdurranno in questo nuovo leggendo e avremo le Mega senza Mega Pietre. Non lo so. Bisogna vedere che piega prende leggende, perché probabilmente... Allora, già il fatto che c'è una Mega, ok, è un gioco diverso. Quindi può anche essere che ci sia un leggende che abbia le abilità e che abbia gli oggetti, cari ragazzi. Quindi, cioè, non era let's go, eh. Ma quindi, Pardo, credi che a novembre di quest'anno non esca nessun gioco? Ve la butto giù matematica. Secondo me c'è un 15%... un Miss the Willow Wisp che esca un gioco a novembre. Però ancora una possibilità secondo me c'è. Buonasera Pardo, soddisfatto del Direct? Io ti dico la verità, sì, io sono soddisfatto. Mara ovviamente è il più contento di tutti. Mala, ciao Mala. Un DLC espansione a gratis per il competitivo. No, sono incuriosito, cioè voglio capire cosa fanno con voglio capire cosa fanno con Scarlatti Violetto, perché devono in qualche modo allungare il brodo. Io penso, ora stiamo giocando con la Reg F. Io penso che la Reg successiva Reg G abbia gli Uber e dopodiché che famo? Sì, puoi fare una con un Uber, una con due Uber, o mi tiri fuori una regulation senza Terra, sarebbe meraviglioso. Io la Terra l'apprezzo, però la miglior meccanica, lo sapete come la penso, è la non meccanica. Però tagli e cuci, la tela di Arianna poi alla fine si esaurisce. Secondo me, anche a causa del cazziatone che Game Freak avrà ricevuto, hanno capito che prendersi un anno di pausa per sviluppare meglio non è poi così un dramma. Questa è un'interpretazione che noi possiamo dargli, però allo stesso tempo, secondo me, è anche abbastanza utopica che nel mondo di oggi si rinunci al profitto. Te lo dico in maniera molto cinica, ok? Non penso che l'abbiano fatto per fare un... Io, come potete vedere, talvolta nel giudizio sono anche più disilluso di voi. Poi vi invito a non esserlo. Però nell'analisi devo essere... Insomma,
su un'azienda quotata in borsa. Io penso che comunque a Natale qualcosina avremo da comprare. Magari, come diceva Saitone oggi, forse un Mystery Dungeon, forse un qualcosa veramente molto spin-off, non della serie principale, però qualcosa ci sarà. Come mai toglieresti Tera? Te l'ho detto, perché la miglior meccanica è l'assenza di meccanica. Voi purtroppo, molti di voi, l'80-90% di voi non ha conosciuto i metagame senza meccanica, che erano decisamente una cosa molto più equilibrata. Però a me la Tera piace. Ma detto questo, l'enfasi che viene... Facciamo una cosa, ragazzi. Grazie, Armezio. Grazie, ragazzi. Voglio rivederlo un attimo con voi, perché... Poi appunto c'è... Mi dà l'assist soprattutto sul finale, perché poi prima eravamo in 4, ci ho parlato anche un po' sopra, voglio rivederlo. Rivedrei anche, vi dico la verità, volentieri tutto il Presents. Che si fa? Sì, fatemi rivedere direttamente tutto il Presents, perché questo era solo lo spezzone, tanto alla fine dura 12 minuti. Perché voglio vedere anche il discorso delle carte, insomma, voglio rivedere meglio tante cose. Quando abbiamo visto gli unknown, ragazzi, ci hanno fottuto, Hello everyone. I'm Ishihara Pokémon Company. Lui peraltro lo vediamo ai mondiali. February 27 is Pokémon Day. This is the date that the Pokemon Red and Pokemon Green games were first released in Japan. Our adventures with Pokemon, which started with the simple fun of collecting, trading, and battling in the Pokemon Red and Pokemon Green games, have expanded to fit into so many facets of daily life, including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokemon, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, we will be bringing you all the latest news about Pokemon, including our newest titles. Mr. Vabbè, Raikou, Master Sleep, sì. Hello, I'm Utsunomiya from the Pokemon Company. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games so far. To commemorate Pokemon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events. Ecco, questi per esempio li ero persi, vabbè, non mi sono perso molto, ma fammi capire, in pratica escono Venusaur, Blastoise e Charizard. Vabbè, Terra Terra, Terra Drago e Terra Water, ok. Vabbè, Raid, sarà possibile catturare un solo Venusaur, un solo Blastoise, fortissimi, quindi saranno tutti 31. Sarà possibile partecipare a tirare Terra Crista, se Charizard fortissimo non è già stato catturato, tanto ma non potrà essere catturato, cioè proprio... Charizard fortissimo, capito? Vabbè, ok. Però che gli dico la verità, bene o male è il Pokémon Day, perché sono usciti rosso, blu e verde, quindi... Vabbè, la dote di canto la dobbiamo avere. Sì, si riguarda un attimo, ma non per allungar brodo, ma perché io mi sono perso tante cose prima, stavo anche facendo i settaggi audio, per chi l'ha visto in diretta, perché una certa non si sentiva, e poi parliamo di tutto a bestia. Io dell'anime, lo sapete, non ho ancora avuto modo di tastarne il polso. Voi avete visto un po' di Horizons? Dicono sia bello, è molto bellino. Ciao Marde. Delusi? No, dice Marde, ma un me curioso. Che ci sta. Grazie The Wild, grazie il secondo. È molto carino, però in teoria torna Ash, da quanto hanno pubblicato sul canale Japs. Te qui vedi Marip, no? Vedi Raikou, dice vabbè, oh, Yoto! Pesce. Io non ho ancora capito come funziona Pokémon Sleep e sto bene così, eh.
Yoto Champions Leap. Esatto, Mara. Cioè, ma come cazzo funziona sto troiaio, ragazzi? Cioè, te devi dormire. Perché se no, cioè, come cazzo funziona sta roba? Francesca è campionessa del mondo di Pokémon Sleep, ve lo garantisco. No, ma sì, hai ragione, Meron, andiamo avanti. Ora ne parliamo, sì, Duster, sì, vi facciamo un recapone. Now, I never give up. We're just getting started. Masters, raga, a me è sempre piaciuto. Non lo so, forse lo reinstallo, via. Mi sto giocando a Unite, io. Lo giuro. Questo grazie Barba. No, AZ, amico mio. Molto semplice. E a Zeta a rincoverci. È già uscito Miraidon? Dimmi che è un attacker speciale. Io gioco solo attacker speciali. Sì, è sbroccatissimo. Vabbè. Ah, esce anche Cerulege. Io questo mi sa che stasera post live lo so. Belle ste musine. Bastardi. Ecco, su questa delle carte, questa app delle carte, sono molto curioso. Comunque, una prima cosa che si può dire, se guardate, in 5 minuti e 52 si sono tolti. Go. Unite. Caffè Mix. Masters. E il primo che hanno fatto, non mi viene a mente. Tutti diciamo gli spinoffoni se li sono le app mobile. Quindi alla fine è da 13 minuti, ma perché diciamo tradizionalmente sì, poi sono stati 5 minuti sulle carte Sleep. Esatto, dottore. Però questa secondo me può essere figa. Discorso di avere due pack gratis al giorno. Il gioco sarà disponibile in italiano. Si porta in live. E come fai, Doc? Ma questa Mirk penso non sia un'app per giocare alle carte. Penso sia solo per spacchettare e collezionare, eh. Ma è una nuova versione di Pokémon TCG Live. No, proprio nuovo, proprio un altro, un'altra app. No, si gioca anche. Sì, si gioca nel 3v3. Quella semplificata. Ciao Armando. Mega in decima confirmed. È plausibile. Vedi, cioè, queste sono le battaglie, quelle semplificate, tipo due links, esatto. Come magari tre carte premio, capito? Ciao Gigi, grazie del 50. Si fa cifra tonda con un annuncio che a me personalmente piace tantissimo. Spero che non mandino tutto a asterischi. Chissà cosa vuol dire mandare tutto a asterischi. Questo è figo. Questo è veramente figo.
Io sono veramente ganso. Questa secondo me ci sta. Ciao Carralb, grazie al secondo. Grazie ragazzi. Che schermate c'ha? Home. Scambio, lotta. Sono curioso di questo pocket. Ciao Vittorio, grazie amico mio. Parde, mai giocato a TCG? Ah, voglia, Scry. Abbiamo fatto anche tante serie, le trovi sul canale. What you just saw was the world's first look at Pokémon trading card game Pocket. This game lets you easily collect Pokémon cards, which players all over the world have enjoyed since they debuted in 1996. But in a new digital format. C'è anche un torneo, se vi ricordate, cocciato dai Caterpie, sì sì. The Pokémon Company is developing this game as a three-party collaboration with Creatures Inc., the creators of the Pokémon trading card game. Giocavamo Zacian, vi ricordate. And DNA are partners in the development of Pokémon Masters EX. Grande Dena, ragazzi. Senza Dena non si va da nessuna parte, eh. Mr. Yuji Kitano, President and CEO of Creatures. Vabbè, qui gli hanno dato tanto spazio. Take it away. Hello everyone. I'm Yuji Kitano from Creatures Inc. Lui ha sempre ragione, eh. Cioè, io non so cosa sta dicendo, ma lui ha ragione. With Pokémon Trading Card Game Pocket, we hope to bring you all a new way to enjoy the Pokémon Trading Card Game. So we are hard at work developing digital cards. When we Bravi raga, ve lo ricordate meglio voi di me. Adoro. Since this game uses mobile devices rather than paper, we're challenging ourselves to express that care in new ways that are only possible digitally. Such as using the characteristics of the screen to show off brilliant colors and stylish effects. Ora prepariamoci perché poi arriva la ciccia. Questa secondo me è veramente ganso. Può essere un boost. Può far entrare tantissimi nel tunnel della droga. What's more, we've developed new streamlined game rules based on our existing battle system, so you can enjoy a quick battle during the free moments. Quick battle, questa sarà una roba alla snap. Moments in your day. Our three companies are all working hard to deliver a fun experience for those of you Ciao, who Xone! Already enjoy the Pokémon trading Grandissimo, market, grazie. As well as those who've never played before. We hope you look forward to the results of our latest efforts in the world of the Pokémon trading card game, Pokémon Trading Card Game Pocket. Thank you so much. Ma questo Majin Crew è per collezionare. Poi c'è anche le battle, capito? We plan to launch Pokémon Trading Card Game Pocket within 2024. Sì, questo è due link per Pokémon. Look forward to more details in the future. Assolutamente sì. Just one more thing. We'd like to end today's presentation with one final video for you all. Vediamo dove ci porta il cuore, Isengard. E ora la ciccia. Cosa vuol dire? Perché ce n'ho? Cioè, Soe Yu. Perché Soe? Non capisco. Deve essere See You. Questo non l'ho capito neanche in diretta. Ah, See You, ma le lettere sono mischiate. Ah, perché hanno sbagliato burloni gli unknown. Simpatici. Una gag. E hanno lasciato anche lui lì. Ok. Qui ci hanno trollato tutti, ragazzi. Allora, una delle chiaramente tematiche più interessanti da cercare di capire, no?
dopo un Leggende Arceus ambientato nel passato e capire quando è ambientato questo Leggende, no? Se nel futuro. Io non penso sia ambientato nel futuro. È ambientato nel passato, ma non magari in un passato così passato come era in Leggende Arceus. Questo sarà un passato industrializzato, una sorta di 1800, ok? Anche perché, come potete vedere, gli amici qui hanno indumenti moderni o pseudotali. Abbiamo giacche, cappelli, cioè l'abbigliamento mi sembra. Qui, secondo me, vogliono dare una idea. Ricordatevi Kalos, ambientata in Francia, Luminopoli a Parigi, la torre ovviamente ricorda la Tour Eiffel. Io immagino che quindi vogliono far una sorta di fine 800, primo 900 industrializzato, anche perché sennò come fai a vedere, come fai a costruire una luminopoli del genere? Quindi secondo me il viaggio nel tempo, nel passato ci sarà, ma non come è stato molto più ancestrale in Leggende Arceus, ok? La Belle Époque, bravo Manu Rock, hai centrato questo simbolino. Questo simbolino, vediamo se lo riusciamo a prendere. Grazie Fresco Frasco del Prime, ne abbiamo un gran bisogno. Questo simbolino lo conosciamo già? Boh. Ciao Mario! Grazie a te mi piacciono sempre più a VGC e io sono contento. Io questo simbolino non... sembra dire Quasar, sì. Quasar! Boh. Sì, pare Game Freak è storpiato, però non... Il punto è capire se la riqualificazione urbana sia per costruire la Luminopoli che conosciamo, quindi ambientato nel passato, ma non troppo, o se trasformare Luminopoli in qualcosa di ancora più futuristico. Ma soprattutto la riqualificazione de che? Che è successo? Cursolo e Palafrin, sì, Puzza, hai ragione. Allora, qui vediamo Pyroar, le due forme, maschio e femmina. Quell'altro, è come si chiama lui? Non mi viene a mente. Sono i piccolini, le Prievo, va bene, Litleo. Klefki. Ovviamente non può mancare Floet, il cane da potare. Vedete tutti i tavolini e arredamenti da Belle Époque. Ha ragione Manurok. Bravo Manurok, mi hai dato questo termine che è poi francese, quindi fa di me anche uno streamer dotto, capito? Sì, Flabebe, sì, quelli lì. Lì abbiamo, vabbè, i Fletchling, chiaro. Dragonair, Aulusha, Gyarados, e ci deve sta pure a Mega Gary Magikarp. E quello è un Hippo di quinta, però non c'entra un cazzo, eh. Quello è un Hippo. Quello è Hippo. Aegis, Sylveon, Crocodile, Sandile. Cioè un po' tante cose, di un'ima. Solo quelle che hanno fatto vedere a Q. Pinsir ed Heracross. La Prievo di quella bug erba. Onix. Quello laggiù sembra un Bisharp, ma io non faccio testo, vedo Bisharp dappertutto. Bellsprout era. Aspetta, qui ce n'è un bordello. Questo non significa che siano il Pokédex, ragazzi. Sono segmentali che ci facciamo. Eevee, immancabile Eevee. Ok. Ecco, allora, piazza centrale, accidenta a me. Quello rosso e verde che cazzo sono?
Ariados. Se usi il più e la virgola su YouTube, vai avanti. È vero. Cazzo, Edkin è un hacker. Edkin, ragazzi, è un hacker. Ci ha insegnato questo nuovo trucco. Con il più e la virgola si può vedere le cose. È che qui sfuoca di brutto. Cioè, va veramente... Pangoro, che è un altro di un'ima. Sembra un mischione un'ima... 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 Cioè, tutti i Pokémon che non sono di sesta che vedi sono di un'ima, praticamente. A parte Pinsir e quell'altra roba lì. Che roba è? Pangoro è di Kalos, Fava. Pangoro è di Kalos, hai ragione. Hai ragione. Ho sbagliato. Però vabbè, Crocodile, Hippodon no, ecco. Il coso verde a me pare Tyranitar. Sto dando un fotogramma alla volta, ma qui... Vabbè, Noivern è giusto. Noivern è nel suo, ragazzi. Ma quindi come si fa ora con competitive? Ora se ne parla. Cioè, se questa è la mappa, ragazzi, e tutti questi cazzo di edifici sono esplorabili, insomma, non siamo messi male. No, non hanno parlato di Honolulu. No, 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 no. Onigiri introduce anche una... Onigiri Samurai... Vi aspettate una certa continuità con il primo capitolo da un punto di vista narrativo e collegamenti con leggende Arceus? Mi ricordo ad esempio il tipo che aveva perso la memoria e sembrava venire da un futuro come noi. Saremo lo stesso viaggiatore del tempo chiamato qui ad una nuova missione? Non penso. Non lo so, però non abbiamo sufficienti elementi. Poi ci sono queste 5 macro aree... Che saranno un po' i 5 boss, tra virgolette, no? Gli edifici ci sta, ma non ci sarebbero biomi tipo montagne e Pokémon roccia sarebbero decontestualizzati. Allora, secondo me, ma questa è una mia elucubrazione, ci sarà una sorta di simulatore, che non è peraltro simulatore virtuale, ci sarà qualche edificio dentro il quale tu poi ti immergi virtualmente... oppure ci saranno delle macro aree esattamente come succede nel DLC di Scarlatto e Violetto, no? Sì, Katox, chiamiamole zone safari, però sì, no, non penso, Fragor, che avremo tutti gli edifici di questa foto visitabili, però no, perché c'è stato il tweet di Nintendo of America che poi è anche stato confermato da Joe Merrick, che è l'uomo Serebi, che ha detto sì, anche nel press kit c'è scritto che sì, non si torna a Kalos, va bene? Si torna a Luminopoli, perché sarà proprio un esperimento, anche se vogliamo, di gioco stare proprio qua, però io è un nuovo tipo di sperimentazione che, vi dico la verità, apprezzo il salto nel buio. La mappa è molto simile alla mappa della Luminopoli che conosciamo, chissà quanto espansa in scala. Beh, io penso molto. Ora, io non me lo ricordo, ragazzi. Io non me lo ricordo, non me la ricordo Luminopoli, diciamo, per filo e per segno mappata, però non era mai nella vita, ovviamente, così dettagliata. E il centro più luminoso di Luminopoli, chiaro, è la torre, però... Già si capiscono e vedono queste 5 macro aree, dove per esempio quelle tonde, intendo quella sopra, vedete, sembra anche frastagliata al suo interno, lì si potrebbero trovare appunto zone magari rocciose, ed eccoti qua. Vediamo, questa però è molto interessante, eh?
non ci ha capito un cazzo quello del giudizio. E infatti io ieri cosa ho detto? I lì che li lascerei fare perché non è uscito niente. Poi ero ammaliato dall'idea di una unima. Luminopoli. Ecco, questa rigenerazione urbana, ma rigenerazione di cosa, raga? Eccolo là, il simbolo in alto a sinistra, Quasar, come se fosse una ditta edile, non so se mi spiego. Perché il progetto di rigenerazione urbana lo si affida a delle imprese, no? Quindi ci sarà questo Quasar che sarà tipo il team. Magari rigenerazione inteso come integrare Pokémon all'interno di una città. Può essere. Quel logo è la torre di AZ girata. Vabbè, è anche il logo di un'esplosione, è anche un Beyblade, è anche... insomma. Fermi tutti, il Quasar è un tipo di galassia, dice Servant. Servant, lei ci ha appena dato una chiave di lettura interessante. Sì, è similissimo al Team Galassia. Però Team Galassia è d'Unima, figliole. Ora, va bene tutto, ma... qui c'era il Team Flare, se non vi ricordate. Forse facciamo i muratori. Magari, c'è niente di male, Graxi, eh. Ma AZC, depressi no, è un Team Galassia di DPP. Sì, scusate, sto perdendo la testa. Confondo le generazioni oggi. Il logo mi garba da morire. Il logo è veramente figo. Rosina, il logo mi garba veramente tanto. Vuoi controllare se è vera la cosa Fletchling Talonflame? In che senso, Lorenzo? Cosa? Se è vera cosa? Raga, ecco, questo... ecco, io volevo arrivare qui. Cioè... hai notato che il filmato all'inizio ha un Talonflame, ma alla fine diventa un Fletchling? Potrebbe essere un viaggio nel tempo. Assolutamente, potrebbe essere. Ma vabbè, il viaggio nel tempo secondo me c'è. Grazie, Wazowski. Il viaggio nel tempo secondo me c'è. KTB. Che no, il ragazzo dice... aspetta. Qui si parte con il volo di Talonflame e si arriva come dei Fletchling, si devolve. Non ancora. Ora, è anche vero che lì si vedono volare, come si chiama, l'evoluzione intermedia, appunto. Penso... noi siamo... vedi, c'è Talonflame... e poi è un Fletchling. Però potrebbe semplicemente essere
un altro uccello. Non lo so, non lo so. Ciao, Dux Lemon. Pardo, stavo pensando, dice Winesmoke, due cose. Magari qui Luminopoli è stata distrutta in guerra dal re di Paldea e che due potrebbero tornare delle missioni tipo investigativo come quelle che facevano in XY nella stessa città. Potrebbe essere, assolutamente. Per quanto riguarda la distruzione di Luminopoli, sembra... Allora, probabilmente... Probabilmente, chiaro, si parla di rigenerazione urbana perché si è stato distrutto e chiaramente post-guerra. Questa Origin non penso, sai. Ciao Cole, grazie mille del 16. Però ecco, allora, dove volevo dirvi? Mega trailerone, mega presence e tutto. Grazie Tonior, grazie del Prime, benvenuto. Va bene? Mega presentazione. Cioè, l'effetto scenico è importante. Quando tu vuoi fare una campagna marketing, tu metti l'enfasi su determinate cose. Qui loro hanno voluto mettere l'enfasi su leggende, Pokémon, benissimo. Ma nello specifico, oh, c'è la Mega. Perché me lo concludi con anche proprio questa voglia di voler stupire con l'audio della Mega, con l'effetto sonoro. Vi dico la verità. Io penso che ci si possa un po' sperare nel ritorno della Mega in competitivo. Non voglio giocare con i vostri sentimenti, però Duster dice il trailer di Scarlatto e Violetto si vedeva con la Pokéball tra cristalli, credo che la Mega sia centralizzante in questo gioco. No, beh, quello sicuro. Sicuro. Però, boh, dice però LPA era un single player. Anche Rosso e Blu e Oro e Argento e poi Rubino e Zaffiro sono arrivate le lotte in doppio. I concetti si evolvono, anche si piegano anche all'esigenza. Qui forse c'è l'esigenza anche di un gioco ponte per il competitivo. Anche perché io vi dico la verità. La decima generazione, voi a questo punto, quando la vedete? Nel 25 o nel 26, che è il trentesimo di Pokémon? Perché se la vediamo nel 25, mi convincete. E allora, ok, c'è la Mega, però rimane qui e qui sta. Se noi vediamo la decima generazione nel 26, e cazzo, e allora bisogna giocare qui, Ciao Dizzy. Non lo so. Non lo dico per fare il paraculo, però a questo giro non so fare una previsione perché mi manca l'elemento. Mi manca una variabile per poter estrapolare l'altra variabile in un'equazione con più variabili, cioè quando esce la decima generazione. Perché non possiamo basarci sul dire che le generazioni escono ogni tre, perché uno, potremmo, uso il condizionale, ritrovarci nel 2024 senza un gioco e quindi già verrebbe meno una delle leggi che prevede un gioco Pokémon all'anno. E secondo, potrebbero voler far uscire la decima, quindi non una generazione qualsiasi, ma la decima nel trentesimo. E fare proprio un botto. Però, Scarlatto e Violetto può durare 3, che è il ciclo naturale, ma non mi può durare 4. Ciao Grollo!
Buonasera Francescone. Secondo me non dobbiamo per forza concentrarci solo su Luminopoli, nel senso che la possibilità può essere che tutta la regione è stata rasa al suolo e noi dobbiamo ricostruire la città, ma ciò non toglie il fatto che attorno ci possano essere le terre selvagge, lui le chiama così, è un termine anche azzaccato. L'obiettivo potrebbe essere trovare Zygarde, che è il simbolo dell'ecosistema. Abbiamo bisogno di lui per rigenerare la regione. Il titolo ZA vuol dire ripartire, siamo arrivati alla fine, ora bisogna ricostruire. Vabbè, Grolli. Junichi, senti, ci ho domandato il curriculum di una persona. È abbastanza bravo, a fare le... Ci potrebbe stare. La buttata di fuori, dice Orici. Boh, ma infatti... Il tweet di Nintendo of America dice storia ambientata esclusivamente a Luminopoli. Siamo d'accordo, ok. Però... Luminopoli, città metropolitana, ragazzi. Si accoglie anche come di Milano, Sesto San Giovanni. Dai, andiamo su. Però, al di là di quello, che è una interpretazione e è quello che voglio da voi, bravi ragazzi. Bravo Ale. Ma peraltro, ragazzi, quando vi parlavo l'altro giorno, 10 giorni fa, che vi ho svelato che mi ero affidato a un mental coach, è lui. un mental coach bravo. Qui il discorso mega è veramente intervenuto. Se avete bisogno, chiamatevi. Non solo vi mental coach, ma vi fa anche le storie dei giochi. Fatte bene. Ragazzi, qui la mega è un elefante nella stanza. Io non penso a sovrapposizione di... non penso a una sovrapposizione di meccaniche. Non penso a mega più terra, va bene? Mai nella vita. Pardo, ma le date del mondiale... che ne so, PG? Qui bisogna tutti capire quando andare alla Vai, senza sapere quando si va alle Vai. Ciao Mezza! Qual è la mega che ti manca di più e perché proprio Mega Udino? No, a me manca di più Mega Charizard X, ragazzi. Ma hanno fatto due Link in versione Pokémon TCG, sì, Mezza. Sto leggendo i vostri commenti. Spostare il competitivo su leggende gaserebbe, ma vorrebbe cambiare tutto il gameplay, che mi era piaciuto un botto su Arceus. No, onestamente non penso. Però allora mi deve uscire un altro gioco. Cioè, raga, è delle due l'una. Perché è 4 anni Scarlatto e Violetto. Già, appunto, stiamo dicendo, si fa fatica a immaginare come possa essere strutturata una terza stagione. Immaginiamoci anche una quarta. Dallas improponibile, assolutamente. Comunque, quanto siamo stronzi, XY, che non li cagavamo di striscio, ora sono dei titoli che ci intrigano anche. Fino a ieri li avremmo, anzi, fino a oggi alle 2:59 li avremmo definiti dei console e luna, forse quelli più brutti. Ora non si vede l'ora. Diciamocelo. Siamo dei bastardi. Ma è giusto così. È quello che ci hanno dato, dice Fonta con malinconia. Vabbè, però, raga, non ci hanno, cioè... Siamo delle puttanelle. No, ora, Clashman, sì. Uscirà sulla nuova Switch? Non ti so rispondere con certezza a questa domanda, ma è plausibile. Secondo me, allora, il filone di leggende esce nel primo trimestre. Il gioco main esce nell'ultimo trimestre. Che poi, badate bene, per loro, che sono giapponesi, gennaio è l'ultimo trimestre dell'esercizio.
Secondo me esce a fine gennaio, febbraio, sì, sì, sì. Sul press kit ci sta scritto famiglia Nintendo Switch. No, vabbè, ma anche nel trailer c'è l'icona di Nintendo Switch, raga, non è solo press kit. Però, tanto se Switch 2 è retrocompatibile, non esce una console nuova, non esce Nintendo Sblublulu. Va bene, esce nome per una console famosa. Esce Nintendo Switch 2, quindi... dove ti ci puoi giocare i giochi per Switch, gira meglio. Uscirà a gennaio come Arceus, così a febbraio si fanno il teaser di Decima Gen, dice Salamandrog. Nintendo Sblublu e 4K. Te lo immagino, un'uscita HDMI magari. No, no, secondo me Belgart è nella prima metà del 25. Questo mi sento di poterlo, di potermi spingere. Mega Switch, ho finito le idee, non è così. No, d'altro canto, come dicevo anche oggi a Sidonia, cioè i Pokémon che saranno l'icona di questo gioco saranno delle mega. Il Mega Charizard Z di turno, il Mega Incineroar, il Mega quello che volete. E poi che fai? Me li limiti solo lì dentro? Cioè, i Pokémon più prigionieri per definizione del gioco, poi alla fine su Scarlatto e Violetto sono arrivati, che sono quelli di Sui. Vi ricordate noi cosa dicevamo dei Pokémon di Sui? Probabilmente non li vedremo mai su Scarlatto e Violetto. Rimarranno su Leggende Arceus. Come fai? Sono Pokémon del passato. Come fai? Come fai? Ma non è possibile. Come fai? Poi, ve lo ricordate questa cosa? La dicevamo? Vado a fare la pisciarella. Ho preso un attacco di pisciarella al volo. Inelegante, però il famoso teino di cui sopra è arrivato. Ho visto un messaggio in evidenza, lo leggiamo. Scusate, vi sembra così impossibile che mettano la possibilità di accedere al BGC Battlespot in Leggende? Magari la volta buona che fanno un unico bel gioco, ci sono pure le mega qua, dai. E infatti per quello ti sto dicendo, Sir Alex, secondo me comunque non escluderei la possibilità. Poi potrebbe anche essere che sia la serie di Leggende che fa da ponte alla nuova generazione. Non potrebbe essere un concetto diverso di Mega, non per forza legata alle Mega Pietre. Però i Pokémon di Sui non portavano meccaniche nuove. No, assolutamente, Peppe. Però Ursaluna non è arrivato ai giorni nostri. Ok? È un Pokémon di 2000 anni fa. Pietra tombale. Quello è arrivato su Scarlatto e Violetto. Capito? Clevor, uguale. Tutti li giuiamo, va bene? E quindi... cioè, te ti stai giocando una forma Isui che in pratica è una forma ancestrale. Però... eppure ce l'hai sul Scarlatto e Violetto. Me li spieghi? Non ho mai capito perché XY sono visti come brutti. Quando uscirono furono rivoluzionari. Primo gioco tridimensionale, nuovo tipo, le mega, io e te, che a suo tempo era interessante la persona...
io e te, non me lo ricordo. La personalizzazione del personaggio, la migliore ad ora, ed una regione che personalmente è decisamente molto più bella, ispirata delle ultime. Ma a me all'epoca piacquero molto, E peraltro, ragazzi, via, ve lo dico fra i denti perché non so reggere il semolino, ma con Axo volevamo fare una serie su questo canale, sul nostro, sul link. E mi sa che ci faremo XY. Una volta a settimana mi sa che ci facciamo XY. Così a questo punto andiamo anche, non solo a farci due risate, una volta a settimana, molto chill, alle ore 18, con Axo, ma andiamo anche a questo punto a riprendere un po' in mano l'XY, che direi che ne vale la pena. Spero che vi piaccia come appuntamento un po' più chill. Ciao Mashed Potato, grazie del terzo, raga, 30 di 80, grazie. Temperino, no, ma alla gente piace lamentarsi finché non hanno peggio su cui mettere i denti. Poi tipicamente fa un po' come si rendono conto quanti vecchi giochi avessero quel poco di sforzo che non è più palpabile ora. Allora, secondo me, ora non voglio aprire un vaso di Pandora, ragazzi, però siamo anche più diventati, fateci caso, questo è un discorso, non voglio divagare, poi torno topic sui Pokémon, ma a me piace parlare con me, con voi, fra amici, anche di queste cose, e farvi anche riflettere, portando, come dire, un millesimale apporto per migliorare la collettività con delle riflessioni. Ciao Peppe, ti ringrazio, faccio il resubbo anche se ultimamente non sto giocando, ma io spero che comunque, al di là del competitivo, ti piaccia quello che facciamo e come lo facciamo. Noi siamo diventati, come fan Pokémon, ma in generale, non come fan Pokémon, in generale, molto più cattivi nei giudizi, e la cosa è dettata anche dai social, perché adesso abbiamo oggigiorno una possibilità di poter esprimere dei giudizi spesso tombali, sui quali poi per ego personale difficilmente ognuno di noi ci torna sopra, che per un motivo o per un altro tendono a essere sempre più cattivelli. Abbiamo anche la possibilità di poter scegliere la piattaforma che più ci piace per poter lapidare il politico, il gioco Pokémon, la Ferragni o chiunque, va bene. Prima non c'era proprio la possibilità, cioè prima se io mi volevo lamentare di un gioco Pokémon lo facevo con un amico. Al massimo la cosa, come dire, più fast che potevo fare era alzare il telefono e dirglielo, oppure per il calcio, assolutamente. Oggi siamo è molto più facile esprimere un giudizio negativo, proprio perché ci sono i mezzi per poterlo fare. Ecco perché oggi siamo molto percepiti più cattivi rispetto al passato, e questa cosa è diventata anche un'abitudine, se ci fate caso. Cioè, io vi dico la verità, non disinstallo Twitter perché mi fa purtroppo comodo per il lavoro che faccio, perché il competitivo Pokémon, tutte le informazioni di primo pelo si muovono lì, ma non apro più i commenti perché non perché ormai è diventato Threads, l'ho aperto i primi due giorni, ho capito cos'era diventato, e quindi non, io vi invito a ragionarci un attimino anche su questa cosa qua. Ecco perché prima non era così, però, cioè, poi c'è, cioè, legittimamente a chi non piace, comunque, tipo Rial dice: tolta la Mega non era una generazione molto bella, per non voler scomodare la storia peggiore rispetto alla generazione precedente. Io qui ti fermo subito, Rial, e ti invito in realtà a pensare che bianco e nero all'epoca, tu hai un nick, si chiama Rial 94, magari sei del 94, io sono del 90, ma non sono quei 4 anni che ci dividono, se ci dividono, a fare tutta la differenza, ma bianco e nero furono distrutti, devastati, bianco e nero, i giochi più blastati all'uscita. Incredibile. Capito? E oggi invece li usiamo come termine di paragone per una bella storia. Questa cosa me l'avete sentita dire tante volte, ma perché io sono anche un po' una memoria storica, essendo che ho un capello bianco, classe 90. Poi, che devo essere onesto, X e Y, anche personalmente, non è che ora sono diventati i miei preferiti perché c'è da cavalcare, assolutamente no. Io X e Y, fammi una classifica dei Pokémon per te più brutti, Pardo. Al primo posto ti ci metto Sole e Luna, poi ti ci metto X e Y.
ma perché Rubino e Zaffino mi sono piaciuti, Bianco e Nero mi sono piaciuti, anzi, guarda, ti dico la verità, Sole e Luna, Spada e Scudo, X e Y, dai, te li metto comunque X e Y meglio di Spada e Scudo, che competitivo è stato il gioco che forse ha fatto esplodere più di tutto il competitivo, però come storia, capito? Quindi vi invito anche a riflettere un po' su questa cosa. Siamo diventati un po' delle macchine da giudizio. Ed è giusto, perché io sono del partito che bisogna ragionare con la propria testa. Però talvolta essere delle mitraglie da sentenza va ad abbassare la qualità delle nostre sentenze. Vedi, per esempio, per Salvio, Sole e Luna sono fra più belli. A me hanno fatto proprio cagare, ragazzi. No, il problema è Rayal è esattamente quello. In molti, moltissimi, non ragionano con la propria testa, ripetono come un pappagallo l'opinione che hanno sentito da l'opinionista streamer di turno, e quella posizione lì è la loro. Anche perché come fai a esprimere, grazie Yon Gala per il terzo, come fai a esprimere un'opinione contraria a una chat di pappagallini che ripetono un'opinione diversa dalla tua? Non la dici. Oppure per al solito andare a lisciare il pelo al branco, ti accodi e dici fanno cagare anche a me, e poi in cuor tuo dici fai ciò a stasera scarlatta e violetto. Capito? Però vabbè, al di là di questo, questo è un ragionamento, torniamo in topic su quello che abbiamo visto oggi. Personalmente, concludendo una sega, perché poi in realtà abbiamo praticamente quasi, insomma, appena cominciato, però personalmente gli annunci di oggi, secondo me li potremmo ricordare fra gli annunci più positivi, eh? Vedi, per esempio, per CAD, per me Arceus a mani passe è il peggiore. Ecco, libero di dirlo, nessuno ti lapiderà, ma qui troverai un sacco di gente che Arceus, ho notato, è il loro preferito. Quando è uscito Arceus, ma Arceus è rotto, ma Arceus non è finito. È così, abbiamo un po' la memoria corta, che è quello che ci salva. Ma giusto, CAD, senti tranquillo, eh? Ma no, dai, Pardo, al Pokémon Day secondo me dovevano fare di più. Luca, però noi siamo quelli del non vogliamo più un gioco all'anno perché dovete prendervi il tempo. delle due l'una. Ciao carina, ciao Pardo, sono nuova, sono contentissima per il nuovo annuncio Pokémon, soprattutto per il ritorno della Mega Evoluzione. PSS, mi saluti. Eccoci qua. Ciao cara, grazie. Grazie di essere intervenuto. Cioè, noi, morale della favola, vogliamo. Ditemi se non ho capito male, eh? Si fa per ridere, ma anche per riflettere. Un gioco nuovo ogni anno. Però non vogliamo un gioco nuovo ogni anno, perché vogliamo i giochi fatti bene. Poi vogliamo Leggende Arceus, dei remake e una mainline. Magari anche una ripresa di qualche saga del passato come un Mystery Dungeon. Però non vogliamo un gioco ogni anno. Però al Pokémon Day ci hanno annunciato che quest'anno non c'è giochi. Dovevano fare di più. Ah, regà! Poi ho capito cosa vuol dire il ragazzo. Ho capito, magari ci potevano mostrare di più. Non è per... Belle le host di XY, sì, su quello sì. Ma secondo te non esce nulla? Ma Gabri, l'ho detto in apertura, io do un 15% di possibilità, do ancora il privilegio del dubbio a Q, perché comunque che abbia proprio veramente cannato ci può sta come no. Può essere che non l'abbiano annunciato oggi perché non vogliono più, come fecero per BDSP, mi fa vedere se lo ritrovo, l'altro presence, andare ad annunciare
due giochi nello stesso presence. Vediamo se lo trovo. Devo andare molto indietro. Presentarono prima BDSP e poi One More Thing. Forse sì, sai. Allora, questo è quello dell'8823, quindi bisogna andare molto più indietro. Andiamo a rivedere anche come lo presentarono, perché secondo me è curioso anche quello. 27-2-2023, quello da 25 minuti. E questo. Mi vede un po'. Deve essere quello del 2021, no, 21 forse no. 27-2-23 no, è quello dell'anno scorso, che cazzo sto dicendo, non può essere, dai. Sono molto curioso, ragazzi, Devo andare a vedere come lo presentarono. Non mi ricordo più. Ho la memoria completamente, ho la RAM completamente. Il 3-8-2022. No, neanche. Vi faccio vedere la terra cristallizzazione. E quello. Sì, prima di Scarlet and Violet. ...27-2-22... no, quello prima. Ecco qui, ci sono i video della campagna marketing di Scarlet and Violet, di Legend of Chaos. Ok, quindi ci siamo. 18-8-21? È questo? Hello everyone. I'm Utsunomiya from the Pokemon Company. No, qui secondo me li avevano già annunciati. To do with the mischievous tricks of a certain mythical Pokemon. Be sure to take part in these events and discover the truth behind these curious appearances. Your adventures in the real world will only continue to grow in Pokemon Go. Next up, we have some news about the Pokemon Brilliant Diamond. No, ok, quindi se ne parli vuol dire che li hai già annunciati. Quindi sono più a dietro ancora, è il presence quello prima. E quanti video sparano, ragazzi. È questo qui. Eccolo qua. È questo qui. E questo qui. Che ci gasonno un poco questo mio. 1996. Lo ricordate questo, raga? Raga, ci vediamo dopo alle 18, però questa è la gag del sangue. Step color. Rumble pack. Pinball. Camera. Questa non la salto, raga, perché chi se l'è persa. 1999. Silver. Evolution.
trading card, anime, crystal, mobile adapter, teletrade, panel puzzle, gaming device, pronto a spaccare tutto, skateboard, block puzzle, e-reader, database, cut battle. 2002. Ruby, Sapphire, Cable, Multi-Battle, Trading Card, Young, Anime, Fire Red, Leaf Green, Emerald, Wireless Adapter. Questo è ancora da brividi, raga. Race. E-reader, Bluffluffer. Ma poi è lunga, Expansion Card, Paint, Swing, Mold. 2006. Diamond, Pearl, USB Link, Global Trade, Cable. Raga, Pokémon Dash c'era. Walk together. QR coin, arcade cabinet, true battle. Quella chiavetta non se la ricordano tutti. Poi anche realizzato benissimo. Oh, che sono di 11 anni fa, Omega Ruby, Alpha Sapphire, Cuteness Contest, Hard Training. Ecco ragazzi, se io ora facessi uno screen alla chat si potrebbe riassumere ma come uno di Pokémon. Seord, due punti. Che schifo, avventura tra i tasti. Rigo sotto, Trinky, ridatemi Pokémon avventura tra i tasti, sipario. Grazie Lin, grazie del decimo. Io ragazzi vi invito a salire a bordo con un abbonamento se volete darci una mano e supportarci. Z-Move, lasciamo da parte, Non lo guardiamo tutto, ragazzi, perché è 20 minuti il presenza. Però voglio solo vedere come annunciarono, quanta enfasi dettero a una e quanta all'altra. Ma sì, bluff assolutamente. Però faceva ridere perché l'hanno scritto proprio all'univo. Mamma mia ragazzi, il Pokémon Center di Tokyo. Questo niente a dire. Sì, è apparso anche Colosseum. Allora, fammi vedere. Qui hanno fatto vedere Snap. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Masters, l'immancabile Masters. Eccolo qua.
Che aspetta, come l'hanno annunciato? Enjoy these events. Next, I'd like to present the latest news about the Pokemon video game series. Have a look at this video. Ragazzi, io ho la pelle d'oca, ci credete? Che l'ho vissuta questa. C'ho la pelle d'oca. In un attimo mi sono passati davanti tutti i Pokémon dei Ammirabilandia, a Puzzo. Lo stile chibi, raga, non è piaciuto a molti. A me non mi ha disturbato, però oggettivamente potevano essere, insomma, Diamante e Perla meritavano decisamente di più. Cioè, noi siamo riusciti a farci il competitivo anche lì, peraltro. Ok, quindi li hanno annunciati così, e poi subito dopo, vedi, mai ne arriva un'altra avventura. Cioè, fecero proprio un ticket, insieme. This is a tale from a long, long time ago, when the Sinnoh region was still only a vast wilderness. Peraltro, è un'elegubrazione, ragazzi, veramente... Entriamo nella sega mentale, ma facciamoci una sega mentale insieme. Questo è Legend Arceus. Quello sotto rosa è AZ. E quello sotto è verde, che è Celebi. Boh, vabbè, è un caso ovviamente. Che il secondo sia rosa, però magari no. A certain village bustled with the comings and goings of people, while in the mountains and seas, Pokemon roamed as they pleased. Ci si prova, Ilaria, un domani si riprende. Perché Arceus dovrebbe essere rosa? È Dodo, perché il logo è rosa. Ma come non vedi il nesso, amico mio, coda? Dai. Raga, la scritta di Legend è rosa. Ora va bene tutto. Ok, vorrei far notare il frame rate di questo changeling lì, eh. Erano rotti di frame rate anche questi. No, era rotto, Puzzo. Io mi ricordo il PG che diventò una terra crystal, dai. Se no... Che
bellezza, siamo nel futuro, ragazzi. Abbiamo visto un annuncio di un gioco del 22. E vabbè, quindi qui li hanno annunciati insieme. Questo perché stavamo dicendo che appunto magari a questo giro hanno voluto scomporre il gli annunci, effettivamente poi magari per novembre ce lo annunciano dopo. C'è anche un'altra riflessione abbastanza cinica da fare, ossia quella di Kaido, che dice: Pardo, non credi che questo salto di pubblicazione per il 2024 sia dovuto al fatto che abbiano rimandato Switch 2 piuttosto che alla volontà di fare le cose bene? Quindi Kaido in pratica dice: guardate che può anche essere che questi giochi dovevano uscire a novembre, ma li fanno uscire dopo perché non è pronta Switch. E questo può essere che sia anche così. Può essere che sia il gioco di lancio per trainare Switch 2. E che magari Switch 2, l'hardware, ha avuto dei ritardi. Ci può stare tutto e il contrario di tutto. Possibile annuncio ai mondiali o è previsto un presence prima? Generalmente a giugno ne fanno un altro. Oh, Zweg, amico mio, com'è? Questo spiegherebbe pure il fatto che non ci sia gameplay, visto che non hanno aggiunto l'hardware. Se tu dovessi avere ragione, sì, però non è una prova. Cioè, se io stasera non esco e non prendo la macchina, può essere che non abbia benzina nel serbatoio. Ma magari non sono uscito perché non avevo voglia. Capito? Vabbè, ci siamo capiti. Volevo cercare di esprimere il concetto. Però, secondo me è riuscita questa metafora. Ora non abbiamo niente, Silic, perché non abbiamo neanche gameplay, quindi... Pardo, ma allora come si è palesata la paura che Indigo Disc fosse un'ova e Tom? In che senso The Lost Gamer? Non ho capito, spiegati meglio. Beh, Ozveghe, ma se si parla di 2025 e siamo il 27 febbraio, effettivamente... Il mio main su Unite, non lo so, o Gardevoir o Venusaur. Non so cosa c'entri. La tua sensazione... Alequaro, secondo me qualcosina per novembre potrebbe uscire. Chiaro, dopo oggi il borsino delle possibilità è piuttosto basso, però potrebbe assolutamente starci. Io in linea generale, andando a chiudere il discorso sui presents di oggi, se no andiamo poi a parlarci sopra e non voglio sfruttare l'onda emotiva solo per insomma, parlare del niente. Penso che comunque oggi si possa essere contenti come fan Pokémon, perché da qualsiasi prospettiva la si veda ci hanno trollati. Ma ci hanno trollati positivamente, eh? Non è che ci hanno trollati perché ci hanno dato un remake fatto male, ci hanno trollati perché ci hanno uscito un annuncio che noi non ci aspettavamo. Positivo, come dicevo in inizio live, lo ripeto per chi magari si fosse connesso dopo, che si riviva dopo tanti anni una campagna marketing d'altri tempi, quindi senza d'altri tempi intendo senza sapere le cose prima, cioè com'era ai tempi quando c'era una slow communication non fatta di social e di leak. Questa è una cosa, secondo me, che fa bene al brand, ma fa bene a tutti i brand, eh? Non a Pokémon, fa bene in generale quando si fa un reveal, che la sorpresa sia tale. E rimane ovviamente questo limbo un po' per quanto riguarda anche il competitivo, perché bisogna un po' capire come si evolva, però alla fine della fiera comunque... Per quanto Scarlatto e Violetto possono essere rotti da un punto di vista di gameplay, per quanto riguarda il competitivo, tutto sommato, a parte qualche inquadratura del Roaring Moon che è ingombra, eccetera, siamo a posto. Quindi io sono contento, spero che insomma lo siate anche voi, ma insomma, se non lo siete, non lo siete legittimamente, siatelo serenamente, non contenti se lo siete. Quindi sono curioso di vedere come evolve, anche perché sullo sfondo c'è quel non ignorabile segmento sulla Mega Evoluzione che
Vi ripeto, se vogliono far uscire il prossimo gioco addirittura nel 2026, che è l'anno del trentesimo, per il prossimo gioco a questo punto dico la nuova generazione, però allora è plausibile che sfruttino la Mega per vederci giocare con la Mega su questo titolo di leggende. Chi lo sa? Non lo so. Quindi per la prima volta sono un po' anch'io titubante sulle prediction. Sono veramente titubante sulle prediction. Allora, prima di salutarci, ne approfitto perché insomma oggi abbiamo fatto una doppia live anche insomma molto nutrita con i ragazzi. Abbiamo fatto comunque le nostre belle 4-5 ore di live, abbiamo fatto anche oggi. Approfitto che siate in tanti qua perché vi ricordo gli appuntamenti di questa settimana, perché sono degli appuntamenti enormi. Anche perché domani, che bellezza, domani io ragazzi godo come un cignale, perché guardate, oggi c'era il presente, ma domani, a parte vi faccio il video alle 14 e vabbè, ma alle 18 mi prendo uno spazio non Pokémon e vi invito a vivervelo, l'uscita leve moscia con me, perché domani concludiamo un altro capitolo della nostra infanzia, che è Dragon Ball Z Kakarot, che è uscito l'ultimo, per davvero, DLC, quello di Ub. L'ho già scaricato, l'ho comprato su PlayStation, domani alle 18, godiamocela, va bene? Perché poi ci prendiamo un respirone, perché giovedì, ora qui ci sono sopra io, ma alle 14 sono su multiplayer, siamo su multiplayer per Via Vittoria Live, continuiamo il coaching a Serino e Kobe, e dalle 18 poi qua su questo canale andiamo di ancora competitivo. Venerdì, sabato e domenica, devasto, perché si fa una live fiume dalle 14:20 con tutto lo studio, i caster. C'è una gara online che dà punti per i mondiali, noi ce la giochiamo, quindi 14:20, TA Plays IC, vi streameremo, che so, Cugna che fa le 15 partite della gara online e noi che le commentiamo, poi dopo un altro Timacqua, poi dopo 14:20, boom! E poi sabato e domenica c'è lo streaming del regionale, ciccia grossa, dalle 9:30 di mattina, vi tengo aggiornati su Instagram, però io vi invito, in virtù anche di questa nuova area pulita, di questa riqualificazione di Luminopoli che si respira, a seguire. Grazie Cecchi, grazie veramente, che ci sostiene e ci permette anche peraltro la realizzazione di un appuntamento insomma anche abbastanza costoso dal punto di vista proprio venale, però che faccio stra volentieri, perché insomma era un po' anche peraltro che non si faceva. Quindi signori miei, insomma, domani mi posso permettere di prendermi una parentesi, non Pokémon, che alle 18 ci facciamo Dragon Ball Z Kakarot, perché come potete vedere in coda di settimana, ma già da giovedì, doppio appuntamento, proprio serrato, competitivo. Quindi vai a Utrecht, Colombo, se lo streamo e sono in studio, come faccio ad andare oltre? Combo, come fo? Il che show? Il dono dell'ubiquità? Mi smezzo? Ah! No, potessi farlo, lo farei. Bene ragazzi, vi saluto, vado a risparmiarmi un pochettino, chi va del team? Un boato, Carmine, Cicciot, Rasini, Alex della Pasqua va a giocare, ho testato anche con lui, c'ha un team super sick, da Alex della Pasqua. Grazie ragazzi, oggi peraltro abbiamo fatto anche un picco di 1600 spettatori durante il presence e la cosa mi fa particolarmente piacere. Niente ladderata oggi, non mi metterei ad attaccare ora per il Battlespot Scry. Devo anche recuperare un po'. Signori, grazie mille. Vi avevo promesso nel post Dortmund che avremmo dato duro e stiamo dando duro. E voi state rispondendo, la cosa mi fa piacere. Prima di lasciarci però facciamo un raid, che mi sembra una usanza molto carina. Allora, Kuro l'abbiamo raidata ieri. Insomma, dai. Cambiamo, andiamo a round 2 Twitch, andiamo a FOSS.
Così. La concorrenza. Io sono partito multiplayer, però vabbè, concorrenza. Ci si vuole bene. C'è stima, c'è stima. Ragazzi, un bacio. Ci vede domani. Alle 14 ho il video e poi ci tengo tanto che ci siate, eh. Alle 18 Dragon Ball Z Kakarot. Ciao.